Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 41 e 42, 25 e 26 dicembre del 1900. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita fuori di me stessa e dopo aver girato mi sono trovato dentro una spelonca e ho visto la Regina Mamma che stava nell'atto di dare alla luce il bambinello Gesù. Che stupendo prodigio! Mi pareva che tanto la madre quanto il figlio erano trasmutati in luce purissima, ma in quella luce si scorgeva benissimo la natura umana di Gesù che conteneva in sé la divinità, che gli serviva come di velo per coprire la divinità, in modo che squarciando il velo della natura umana era Dio e coperto con quel velo era uomo. Ed ecco il prodigio dei prodigi, Dio è uomo, uomo è Dio, che senza lasciare il Padre e lo Spirito Santo viene ad abitare con noi. E prende carne umana, perché il vero amore non si disunisce già mai. Ora mi è apparso che la madre ed il figlio, in quel felice istante, sono restati come spiritualizzati, e senza il minimo intoppo, Gesù è uscito dal seno materno, traboccando ambedue in un eccesso d'amore. Ossia, quei santissimi corpi trasformati in luce, senza il minimo impedimento, Gesù luce è uscito da dentro la luce della madre, restando sano e intatto sia l'uno che l'altro, ritornando poscia allo stato naturale. Ma chi può dire la bellezza del bambinello che in quel momento del suo nascere trasfondeva anche esternamente i raggi della sua divinità? Chi può dire la bellezza della madre che ne restava tutta assorbita in quei raggi divini? E San Giuseppe mi pareva che non fosse presente nell'atto del parto, ma che se ne stava ad un altro canto della spelonca, tutto assorto in quel profondo mistero. E se non vide con gli occhi del corpo, vide benissimo con gli occhi dell'anima, perché se ne stava rapito in estasi sublime. Ora, nell'atto che il bambinello uscì alla luce, io avrei voluto volare per prenderlo fra le mie braccia, ma gli angeli mi impedirono, dicendomi che toccava alla madre l'onore di prenderlo per prima. Onde la Vergine Santissima, come scossa,
È ritornato in sé e dalle mani di un angelo ha ricevuto il figlio nelle braccia. L'ha stretto tanto forte nella foga dell'amore in cui si trovava che pareva che volesse inviscerarlo di nuovo. Poi, volendo dare uno sfogo al suo ardente amore, l'ha messo a succhiare alle sue mammelle. In questo momento io me ne stavo tutta annichilita, aspettando che fossi chiamata per non ricevere un altro rimprovero dagli angeli. Onde la regina mi ha detto: "Vieni, vieni a prendere il tuo diletto e godilo anche tu, sfoga con lui il tuo amore." E così dicendo, io mi sono avvicinata e la mamma me l'ha dato in braccio. Chi può dire il mio contento, i baci, gli stringimenti, le tenerezze? Dopo che mi sono sfogata un poco, gli ho detto: "Diletto mio, voi avete succhiato il latte dalla vostra mamma. Fate a me parte." E lui, tutto condiscendente, dalla sua bocca ha versato parte di quel latte nella mia e dopo mi ha detto: "Diletta mia, io fui concepito unito al dolore, nacqui al dolore e morii nel dolore. E coi tre chiodi che mi crocifissero inchiodai le tre potenze, intelletto, memoria e volontà, di quelle anime che bramano ad amarmi, facendole restare attirate tutte a me, perché la colpa le aveva rese inferme, disperse dal loro creatore, senza nessun freno." E mentre ciò diceva, ha dato uno sguardo al mondo ed ha cominciato a piangere le sue miserie. Io, vedendolo piangere, ho detto: "Amabile bambino, non funestare una notte sì lieta col vostro pianto a chi vi ama. Invece di dare sfogo al pianto, diamo sfogo al canto." E così dicendo ho cominciato a cantare. Gesù si è addiestrato a sentirmi cantare e a cessarlo dal piangere. E finendo il mio verso ha cantato il suo con una voce tanto forte e armoniosa che tutte le altre voci scomparivano alla sua voce dolcissima. Dopo ciò ho pregato il bambino Gesù per il mio confessore, per quelli che mi appartengono ed infine per tutti. E lui pareva tutto condiscendente. In questo momento mi è scomparso, io sono ritornata in me stessa. Continuando a vedere il santo bambino, vedevo la regina madre da una parte e San Giuseppe dall'altra, che stavano adorando profondamente l'infante divino, stando tutta intenta in lui. Mi pareva che la continua presenza del bambinello li teneva assorti in estasi continua. E se operavano era un prodigio che il Signore operava in loro, altrimenti sarebbero restati immobili senza poter esternamente accudire ai loro doveri. Anch'io vi ho fatto la mia adorazione e mi sono trovata in me stessa. Bene, questo brano che abbiamo ascoltato, questi brani, ci mostrano una serie di bellissimi misteri che questa meditazione cade nel contesto contingente, ecco, storico di questi giorni della Settimana Santa, no? Oggi è proprio il mercoledì santo e sembra quasi volerci in qualche modo richiamare, a parte che Gesù poi lo spiega, che è nato al dolore, morto nel dolore, concepito unito al dolore. L'unica cosa è che non è nato nel dolore, perché il parto di Maria Santissima, come abbiamo ascoltato, fu un parto virginale, un parto divino, un parto stupendo, un parto estatico. Però, ecco, come i nostri fratelli cristiani orientali amano rappresentare nel loro iconografie, Gesù che è nato nel contesto del Fiat Redimente, quindi se non ci fosse stato il peccato originale, ben diversa sarebbe stata la vita del Figlio di Dio incarnato, che certamente incarnato si sarebbe, ecco, ma non avrebbe sofferto, però nel Fiat Redimente egli è l'uomo dei dolori. E l'essere l'uomo dei dolori non comincia, ecco, drammaticamente dopo l'ultima cena che domani, a Dio piacendo, celebreremo. E purtroppo non comincia nemmeno solo con la sua nascita, è cominciato col suo concepimento. Tutto quanto il male che ha dovuto prendere su di sé per la nostra redenzione, ecco, è stata nell'economia della redenzione, quindi a causa dell'incidente, chiamiamolo così, la tragedia sarebbe meglio chiamare, del peccato originale,
è stata, come dire, la causa fondamentale, la causa che ha, diciamo così, attratto tutta la vita terrena di Gesù, e insieme, come sappiamo, all'instaurazione del regno del fiat divino. Lui doveva prendersi tutto il male di tutta l'umanità, presente, passata e futura, in tutte le forme possibili, e distruggerlo nella sua santissima persona. E al tempo stesso doveva fare e rifare gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi nel divin volere, per consentire appunto tramite la Santissima Trinità che si ripristinasse questo anello di congiunzione tra gli uomini e la divina volontà, e all'uomo fosse stato nuovamente possibile rivivere nel divin volere attraverso la mediazione santissima dell'umanità santissima di Gesù e anche dell'umanità di Maria Santissima. Ecco, quindi questo dobbiamo tenerlo presente. Gesù, nell'economia del fiat redimente, è nato per morire. E quindi anche l'estasi infinita che ebbe la Madonna, che qui è descritta in termini assai edificanti, ecco, non fu però priva di quella spina data dalla coscienza che quel figlio così divinamente, tra estasi e gaudi inenarrabili, dato alla luce, doveva un giorno spegnere gli occhi alla luce e spegnerlo e farlo in modo drammatico, con una morte orrenda, come sappiamo. Ecco, allora, numero uno, contempliamo il prodigio dell'incarnazione, così mirabilmente descritto, tra l'altro anche con estrema propietà di linguaggio teologico da Luisa, no? Senza lasciare il Padre e lo Spirito Santo, viene ad abitare con noi e prende carne umana, perché il vero amore non si disunisce già mai. Bellissima, cioè, il modo dell'incarnazione fu un'unione ipostatica, questa formula che è stata oggetto di definizione dogmatica da Concilio della Chiesa, magari non molto comprensibile a chi non mastica un po' di linguaggio teologico, no? Però unione ipostatica vuol dire che, per far capire, non è che il figlio di Dio, come dire, c'è stato un concepimento umano nel grembo della Madonna, come noi, no? Quindi lo Spirito Santo crea un uomo, quindi l'anima e il corpo di quello che sarebbe stato Gesù, e poi che succede? Il Verbo lo unisce a sé, quasi come se lo adottasse, no? Ecco, questa unione non sarebbe un'unione ipostatica, perché quella natura umana sarebbe in realtà una persona umana, cioè è una realtà come noi, come me, come chi ascolta, perfettamente autosussistente. Cioè, io vivo, sono un essere umano, sono una persona umana, ma non sono unito a nessuna divinità, insomma, no? Quindi sono io, punto e basta, c'è la mia anima e il mio corpo. Allora, se un'umanità avesse in se stesso il principio della sussistenza, l'unione che il verbo avrebbe con una supposta persona di questo genere, perché non è stata questa l'incarnazione, come vedremo, sarebbe in qualunque momento disgiungibile. Perché siccome quella persona c'era anche prima che il verbo si unisse a lei, in qualunque momento che il verbo decidesse di andarsene, se ne potrebbe andare senza intaccare minimamente, ecco, la consistenza e l'esistenza di quella persona. Non so se mi spiego, no? Sarebbe come se il verbo si unisse a me. Adesso diciamo uno sproloquio. Sarebbe una cosa certamente stupenda, la mia umanità ne sarebbe mobilitata, edificata, sarebbe un'esperienza meravigliosa, ma se tra 2 anni il verbo volesse andarsene a casa sua, io ritornerei ad essere quello che sono adesso, insomma, no? Ma l'unione ipostatica non è stato così. Perché nell'istante stesso in cui il grembo di Maria fu fecondato dallo Spirito Santo, quindi quello zigote composto da quell'anima e quel corpo, non ha neanche per un istante avuto sussistenza autonoma, perché nell'istante stesso in cui fu concepito, il Verbo l'ha unito alla sua persona.
in modo tale che di Gesù è eretico dire che è una persona umana, perché la sua umanità, a differenza della mia, non è autosussistente, cioè il principio della sua consistenza ed esistenza umana risiede nel fatto che appartiene alla persona del verbo. Per cui, in quel caso, se il verbo si allontanasse, si togliesse, si disgiungesse da quella natura umana, a differenza della nostra, cesserebbe semplicemente di essere. Ecco quello che dice Luisa: il vero amore non si disunisce già mai. Noi, cioè, molta gente quando studia magari un po' superficialmente la storia, che sa le dispute teologiche, i vari Arion e Storio, tutte queste eresie qui, ad una prima visione, io ho scritto anche tanti articoli sul blog, no? Che non sono molto, molto letti, sono più letti quelli un po' più divulgativi, no? Ed è male che non siano letti, perché comprendere bene questi misteri ci fa innamorare di più di Gesù. Ci fa capire quello che ha fatto, quindi ha fatto un gesto irreversibile. Cioè, Dio una volta, cioè, noi sappiamo, no? Quando Dio dà l'essere a qualcosa, in teoria certamente che potrebbe toglierlo, ma non lo fa mai. Non ha tolto l'essere neanche a Lucifero, con tutti i guai che combina. Lo tiene in catena come un cane legato, insomma, non gli fa fare tutto quello che vuole, ma non gli ha tolto l'essere. Capite? Quindi certamente che se volesse il verbo potrebbe anche lasciare l'umanità di Gesù e lasciare che l'umanità di Gesù precipitasse nel nulla, ma questo non lo farà mai, perché sarebbe un atto, come dire, contrario all'essere stesso, d'accordo? Quindi Dio andrebbe contro se stesso se facesse una cosa di questo genere, non lo farà mai. Quindi questa cosa che fu ben definita dal Concilio di Calcedonia, e anche dal Concilio di Efeso, tutti e due, 431 e 451 d.C., è un dono immenso che Gesù, che il Verbo, che Dio ha fatto all'umanità, perché da quel momento in poi, da quel giorno beato, da quando la Madonna disse quel Fiat Michi, ecco perché quello è un gesto talmente grande che, cioè, da quel momento in poi, la seconda persona della Santissima Trinità, certamente non mutando, quindi perché questa cosa non ha portato mutamenti al verbo o alla vita trinitaria, ma ha aggiunto alla seconda persona della Santissima Trinità un nuovo modo di essere che sarà eterno, che prima non aveva. Cioè da quel momento il verbo non vive solo, non sussiste soltanto in se stesso, nella Santissima Trinità e nella sua eterna divinità condivisa col Padre e con lo Spirito Santo, ma anche nell'umanità che ha assunto. Questo non determina nessun cambiamento, ripeto, nella vita della Santissima Trinità, ma è un regalo fatto a noi. Cioè che il Verbo di Dio, da quel momento, è anche uno di noi. È una cosa stupenda questa, se noi ci riflettiamo e ci pensiamo, no? È bellissima. E in quell'essere uno di noi, consumando il dolore in tutte le sue forme, perché ha preso su di sé i nostri dolori, i nostri delitti, le nostre iniquità, sentiremo dire Venerdì Santo quando parteciperemo alla funzione della Passione del Signore, no? Quarto canto del servo di Yahweh, bellissimo. E questo dipende tutto dal prodigio dell'incarnazione. Poi è stupenda la descrizione del parto virginale, no? Che ci fa comprendere quest'altro dogma di fede. Questo oggi abbiamo letto un brano dove ci sono 3.000 dogmi di fede, insomma, coinvolti. Quindi mi raccomando, il parto virginale di Maria Santissima fu un parto indolore, non solo indolore, ma un parto estatico, e che non violò l'integrità della sua verginità. Mi raccomando che nessuno abbia alcun dubbio su queste cose, perché si esce immediatamente dalla comunione con la Chiesa Cattolica. Cioè che l'uomo di oggi faccia il sorrisino e pensi che queste siano delle belle favole,
D'accordo? Così come non creda che uno possa essere concepito per opera dello Spirito Santo. Questo è un problema dell'uomo di oggi. Padronissimo, insomma, se si sente così intelligente, così scientifico, di non credere a queste cose. Ma noi no. Non ci sia nessun dubbio, insomma, su tutto questo, no? E in questo parto virginale si vede anche la consumazione del mistero di amore ineffabile tra la Divina Maria e il Verbo Eterno, che non è solo suo figlio, ma è anche sua sposa, è il suo tutto. E anche il cuore amantissimo, no? La Madonna era l'amante con la maiuscola per antonomasia dell'Altissimo, no? L'ha stretto tanto forte nella foga dell'amore in cui si trovava, che pareva che volesse inviscerarlo di nuovo. Bisogna contemplarla questa scena, no? Quindi l'amore impressionante della Madonna che si riversa subito sul suo figlio, sul suo sposo, sul suo re, sul suo signore, sul suo tutto. Ella è la tanto santa che ha avuto, capite? Questo dono, cioè io ogni tanto me la immagino, no? Proviamo ad immaginare la personalità. Io sono un maschietto, quindi non posso immaginarmi bene una personalità femminile, no? Però, proviamo a rappresentarci, a entrare in quel cuore, in quell'anima, in quella mente, no? Cioè, che ha vissuto questa cosa, quindi che sa che non è un gioco, non è uno scherzo, non è una favola, lei l'ha vissuto questa cosa qui, lo sa che quel figlio è uscito dal grembo. E tramutandosi in luce, tramutando il suo corpo in luce, rendendola beata, insomma, quindi poi se lo ritrova tra le braccia, vivo e vero come un bambino reale, tornata, diciamo, nello stato naturale, sia lei che lui. Lei lo sa. E quindi, questa autocoscienza, insomma, della Madonna che ogni tanto amo un pochino immaginarmi, no? Amo anche, no? Possiamo farlo tutti, chiedere, ma che sentivi? Che vivevi? Che provavi? E anche rallegrarci infinitamente, no? E offrire alla Madonna di offrirgli questi gaudi che visse al momento del parto virginale, rallegrarsi per lei e con lei, ecco. E anche compiacersi in questa creatura, capite? Perché c'è, cioè, una creatura che viene reputata da Dio degna di vivere queste cose, cioè, ma che creatura è? Punto interrogativo. Chi è? Veramente. Ecco, no? E per sfogare il suo amore, immediatamente attacca il bambino al seno. Questa è un'altra scena da contemplare, come dire, con la bocca aperta, no? C'erano dei temi, ecco, dei quadri controversi, insomma, no? I quadri della Madonna del Latte, no? La Madonna che attacca il bambino al seno, anche nella grotta della Natività, c'è la a Betlemme, scusate, c'è proprio un bellissimo quadro. Io ne ho una copia dentro casa della Madonna del Latte, dove si vede la Madonna con il seno scoperto e si vede proprio, insomma, il bambino attaccato con le sue labbra al capezzolo della mammella scoperta, no? Questi sono i classici quadri che in passato qualcuno gridava un po' allo scandalo, diceva, ma non è riverente rappresentare la Madonna così, il bambino così. Io non vorrei essere scomunicato o essere eretico, insomma, no? O essere oltraggioso. Io sinceramente non cedo nulla di irriverente, ma oltre ad una scena che fa proprio vedere il realismo dell'incarnazione, no? Quindi il bambino, come tutti i bambini, è nutrito al seno della madre, è anche una scena di amore divino, insomma. È vero che poi qui Luisa va da Gesù e gli dice passami un pochino di latte che tu hai preso dal seno della madre e Gesù lo fa, questa non è la prima volta che lo sentiamo fare una cosa di questo genere, no? Che perché quel latte della Madonna, insomma, che ha dato origine, credo di averlo detto altre volte nella meditazione, ad un fenomeno mistico del tutto peculiare, vissuto da alcuni santi fortemente devoti della Madonna, che appunto la Lactatio Marie, io ne conosco 4-5
che con certezza hanno vissuto questa cosa. E come dire, è un fenomeno un po' mistico speculare a quello vissuto anche questo anche da Luisa, che Gesù, non senza significato, perché che io sappia, sempre ad anime femminili, mentre la Lactazio Maria hanno ricevuto tutte le anime maschili, io, come dire, mi interrogo su queste cose, no? Gesù ha attaccato al suo costato facendo bere il sangue e il liquido sgorgato da lì. Io conosco con certezza sicuramente Luisa e Santa Margherita, Maria Alacoc, no? Se non ricordo male anche Santa Veronica Giuliani ha vissuto questa cosa, ma sicuramente ce ne sono molte altre, da me non conosciute. Questo fa anche comprendere una dimensione stupenda, cioè questi sono manifestazioni di amore divino soprannaturale, no? Ben più elevate, quindi si perdoni, di quelle manifestazioni di amore basso che si esercita attraverso l'uso quasi sempre disordinato della sessualità tra gli esseri umani, no? Viene chiamato amore quello, ma quello molte volte è istinto brutale, insomma, no? Bassissimo godimento di bassissimi e miseri piaceri. Queste sono altre cose, cioè io ho sempre chiesto, insomma, dico, ma che avrà provato Santa Margherita quando stava attaccata al cuore di Gesù e beveva il sangue di Gesù? Io me lo chiedo, cioè, penso che non sia peccato chiederselo, no? Certamente lo ammiro, se non mi succederà mai, me lo chiedo, no? Che ha provato San Bernardo quando una Madonna, è il primo caso della storia della Chiesa documentato, l'ha allattato al seno. Punto interrogativo, no? San Bernardo era un uomo, era un uomo, insomma, attaccato al seno della Madonna, insomma, un uomo, cioè, vuol dire, questa è un'esperienza mistica, no? Sicuramente non era come se, come dire, un essere umano si attaccasse al seno di una donna, cioè, però ci sono anche queste forme. Come dire, anche corporee che fanno comprendere, insomma, corporee però travalicano poi il corporeo, insomma, perché questi raccontano che il sapore di quel latte era divino, insomma, era qualcosa di straordinario, così come quello che usciva dal petto di Gesù, insomma, non è che era, che uno so per anche pensare, insomma, sentire il sapore del sangue umano nella bocca magari non è tutto sto, però. Cioè, sono altre dimensioni, però sono dimensioni reali e sono dimensioni che ci fanno anche comprendere, come dire, quella santissima umanità che hanno vissuto Gesù e Maria e come anche la nostra santissima umanità è coinvolta nella vita con loro, no? Questo, diciamo, nella applicazione ordinaria ci fa comprendere, cioè, tante volte ho detto, stai facendo l'ora della passione, prendi il crocifisso, quando è scritto Gesù, ti bacio le mani, ti bacio i piedi, ti bacio il costato, ti bacio la bocca, ti bacio il volto, bacialo. Certo, non è la stessa cosa, che però quel bacio, io sono sicurissimo che a Gesù gli arriva, lo sente. E se ti fondi nella divina volontà, come devi fare quando fai l'ora della passione, gli fai arrivare quel bacio esattamente in quel contesto della passione, dove c'è scritto, io ti bacio questo, questo e questo, e ciò provoca grandissimo sollievo a Gesù. I nostri gesti esterni di adorazione, una genuflessione, uno stare in ginocchio, un riguardo, una riverenza. Ma certo che, perché il nostro corpo partecipa anche in maniera ordinaria, senza queste cose, al mistero a cui siamo tutti quanti chiamati, dell'amore sponsale con la divinità, che nel regno della divina volontà è vissuto ad alti livelli, ad alti gradi, in alte forme, no? Ecco.
Infine una considerazione su questi tre chiodi, no? Gesù mi dà una lettura simbolica, tre chiodi che mi crocifissero, inchiodare tre potenze, intelletto, memoria e volontà. Le tre potenze, in particolare di quelle anime che bramano di amarmi, perché il nostro intelletto deve essere liberato, deve essere ucciso, il nostro intelletto, tutto ciò che non è Gesù e Maria o riferimento diretto con loro. Così la nostra memoria deve spogliarsi di ogni pensiero che non è loro o in riferimento stretto con loro, e la nostra volontà deve liberarsi di tutto ciò che non è loro. E per questo ci vuole appunto un chiodo, ecco, che uccida, che stoppi, che distrugga. Altrimenti la colpa ci continua a rendere inferme e disperse al nostro creatore. E non possiamo sentirci attirati verso Gesù e Maria. Ecco, ci aiuti questa contemplazione oggi, ecco che gli effetti della Pasqua di Gesù, ecco, sono il togliere le colpe, come sappiamo, perché si è reso libero, ecco, l'accesso, una volta lavati dalle nostre brutture, a chi intende entrare nel mondo del divin volere, mondo che riserva grandi doni, grandi sorprese, ma certamente una vita di amore con Gesù e Maria, modellata, ecco, sia pur lontanamente, su quello che abbiamo visto essere stati rapporti unici, ecco, e di amore infinito ed eterno, tra la Madonna e il suo Re Dio, Figlio, Signore e Sposo Gesù Cristo. Pieno di nome di tuo, conosciuto e penetrato e vissuto questo immenso mistero di amore, questi doni del tutto straordinari. Noi ci rallegriamo ed esultiamo con te e per te, per questi meritatissimi, ecco, doni e grazie che l'Altissimo ha riversato su te, che sei il suo capolavoro, la sua gemma preziosa, la sua consolazione, la riscossa del genere umano e molto di più. Non si cesserebbe, non si terminerebbe facilmente, insomma, nel cantare tutti quanti i tuoi titoli, le tue lodi e le tue glorie. O Divina Maria, prendici per mano, ecco, come desti il bambino Gesù a Luisa in questa forma straordinaria, così portaci a lui e portalo a noi, insegnaci tu, ecco, ad entrare in sempre più profonda, intima e profonda comunione di amore con lui, perché ecco, in questo amore infinito possiamo gustare e vivere il trionfo del regno del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.